il paniere ho preso un secchio per raccogliere i fagiolini un po' particolari, che hanno una colorazione diversa da quelli che siamo abituati a vedere, come questi dalla parte di qua, che sono sicuramente verdi, anzi direi che sono anche un po' passati. No, eccolo qua, questi sono verdi, ma io sto raccogliendo dei fagiolini di una colorazione diversa, che sono questi violetta, guarda belli che sono, di un colore violetto, che ne so, bluastro, chiamiamolo come vogliamo, però sono dei fagiolini importanti, perché la mia regista Stefanella mi ha messo in testa di preparare i crostoni con i fagiolini, una ricetta che io non conoscevo. Ora ne raccolgo un bel secchio, in questo caso non paniere, poi li porto nella cucina del casalone e lì vi insegnerò a fare questi crostoni con i fagiolini blu, o meglio con i fagiolini bluastri. Eccoli qua, sono fagiolini ormai abbastanza pronti, logicamente dovremo fare questo lavoro, togliere cioè le estremità, però avete visto che non hanno il filo, per cui sono estremamente teneri. Eccoci, questi sono i fagiolini blu, successivamente vi farò vedere come li preparo. I nostri fagiolini blu o bluastri o azzurrini che abbiamo raccolto, li abbiamo portati in casa, li abbiamo nettati delle due estremità, come generalmente si fa con tutti i fagiolini, e si può vedere che sono teneri come il burro, anche se sono di dimensioni abbastanza sostenute, perché come si vede non contengono il famoso filo che unisce appunto le due estremità. Questi fagiolini sono andati a finire in una pentola dove bolliva l'acqua, e cosa è successo? Da blu che erano, sono diventati verdi come tutti i fagiolini che siamo abituati a mangiare, quelli verdi o quelli gialli. Quindi ora sono diventati verdi e noi li utilizziamo per preparare dei crostoni con i fagiolini, come ci ha insegnato l'amica Stefanella Baglioni, che poi è la regista di questa trasmissione. Prendiamo l'aglio e lo passiamo in questi crostini piuttosto caldi e duri. L'aglio si scioglie e noi, dopo aver fatto questo primo passaggio, andremo a farne un altro, che è quello di intingerli nell'acqua di cottura dei fagiolini. Ecco, la cosa è di una semplicità impressionante. Fatto questo lavoro, tiriamo fuori i nostri fagiolini dalla pentola, eccoli qua, ancora fumanti, con il coltello li riduciamo a piccoli pezzetti, come sto facendo adesso. E poi, dopo aver fatto questo, ora noi lo facciamo con le mani, ma andrebbe adoperato uno strumento adeguato sicuramente, però li prendiamo e li mettiamo direttamente sopra i nostri crostoni che sono stati precedentemente agliati. Non è finito qui, perché a questo la Stefanella ci ha insegnato, dovremo aggiungere un bel goccio d'olio, e l'olio che in questo caso noi prendiamo in considerazione è quello del tipo Portofranco. Per completare la cosa, non ci starebbe male sopra questi qualche fogliolina di prezzemolo, e tutti sappiamo
che i fagiolini con l'aglio ed il prezzemolo si sposano sempre alla perfezione. Quindi i crostoni con i fagiolini sono praticamente la ricetta che ci ha regalato la nostra regista Stefanella e che credo valga la pena di riproporre perché è veramente molto interessante.